Va bene. Allora andiamo a vedere un po'. Prima di... Adesso alterniamo, facciamo prima, finiamo l'esercizio dell'altra volta e poi facciamo i criteri di esattezza per le forme differenziali. Però prima di fare i criteri di esattezza per le forme differenziali, voglio discuterla bene questa cosa. Le primitive di una forma differenziale, supponiamo che una forma differenziale sia esatta. Le primitive di una forma differenziale differiscono a meno di una costante. Quando però? Quando l'aperto è connesso. Allora, questo esercizio, questa osservazione si ricollega a un'osservazione che l'abbiamo fatta l'altra volta. Non mi fate scrivere i dettagli, dovete prima capire l'idea, poi li scriviamo dopo i dettagli. Vi ricordate questa funzione qui di una variabile arco tangente di x più arco tangente di 1 su x? Vi ricordate che la derivata, allora questa qua è definita per x diverso da 0. Ricordate che la derivata di questa funzione è 1 fratto 1 più x quadro più 1 fratto 1 più 1 su x quadro per meno 1 su x quadro. Insomma, fate il conto e vedete che viene 0. Questo qua viene meno, poi qua viene x quadro più 1. Quindi uno direbbe questa funzione è costante. La realtà non è costante. Perché non era costante? Allora, per esempio, f di 1 fa y quadro tutti y quadro y mezzi, f di meno 1 fa meno y quadro meno y quadro fa meno y mezzi. Ricordate che... E perché non era costante? Insieme di definizione com'è? Non è connesso. E allora, però è fatto di due pezzi connessi. Allora, se non era costante, cioè su ogni pezzo questa funzione, la derivata fa 0, è costante sul singolo pezzo. Ma da un pezzo all'altro può fare, cioè può cambiare, se i pezzi sono staccati, no? Cioè, io posso dire, in un lago inquiete il livello dell'acqua è costante, ma quando passo da un lago all'altro posso dire che la costante è la stessa? No, perché sono sconnessi. Qua questo lago sta a livello 200 metri sul livello del mare, quell'altro sta a 1200 metri sul livello del mare, quell'altro sta a 750 metri sul livello del mare. Le costanti sono diverse. Se fossero in comunicazione, allora sì, perché per il principio di quasi comunicanti l'acqua si porta allo stesso livello. Ma se sono sconnessi, no. E qua è la stessa cosa. Ogni pezzo connesso è un discorso a parte. Quindi, questa funzione quanto vale? Qua quanto vale? Pi greco mezzo. E qua vale meno pi greco mezzo. Non è costante perché? Perché sono due costanti. Perché sono due pezzi connessi. Ok? Quindi, se io... Allora, noi dobbiamo ancora dare la definizione di connesso nei più variabili. Poi daremo quella probabilmente di connesso per altri, poi vediamo. Però se ho un aperto che è l'unione di tre aperti, A1, A2, A3, dovete immaginarli senza la frontiera perché sono aperti, quindi A uguale A1 unito A2 unito A3, e
esatta su A. Allora, mettiamo che F sia una primitiva di omega. Omega uguale a F. Quali sono tutte le primitive di omega? Sono insieme delle primitive di omega, sarà insieme delle funzioni g, tali che g è uguale, fatemelo scrivere, cancellare qua sotto, omega esatto, scuso, f più c1 su a1, f più c2 su a2, f più c3 su a3. Cioè quando vado a considerare le altre primitive di omega, questo si chiama primitiva perché in qualche modo questo procedimento ricalca quello di trovare la primitiva in analisi. E quindi le primitive differiscono almeno di una costante, dove però su ogni, quelle che, queste qua si chiameranno componenti connesse. Quindi avremo una primitiva generica, come sarà fatta? Sarà la F più una costante arbitraria sulla prima componente connessa, la F più una costante arbitraria sulla seconda componente connessa, la F più una costante arbitraria diversa, possibilmente, sulla terza componente connessa. I tre fatti sono assolutamente indipendenti. È chiaro, no? Quindi, primo fatto, quando si trova la primitiva ci vogliono tante costanti arbitrarie quante sono le componenti connesse. Quando si trova una primitiva. Bene. Oh. Andiamo a vedere un altro discorso prima di finire l'esercizio. Allora, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale arco tangente di y. Allora, questa è definita tranne che per x uguale a 0, quindi è definita su due semipiani. Ci sarebbe modo di estendere, questo è l'angolo teta, no? In realtà ci sarebbe modo di estenderla, però dovete tirar via sempre una semiretta. E qua motivo. Io posso definire l'angolo teta su tutte le semirette che partono dall'origine. Allora, quando voi spazzate il piano, vi trovate che però quando tornate da sotto, teta sta arrivando con 2π greco e teta da sopra era 0. Quindi dovete sempre, vedremo poi, fare un taglio. Quindi non la riuscite a definire su tutto R2. Però, così come l'ho scritta io, è definita su R2 xy appartenente a R2 meno insieme di xy. Ok? Andiamo a fare il differenziale. Df è uguale a, devo derivare rispetto a x, quindi devo fare 1 fratto 1 più y su x al quadrato per meno y su x quadrato. Più devo derivare rispetto a y, quindi 1 più y su x al quadrato per 1 su x. Questo facendo le opportunità.
una semplificazione mi viene meno y fratto x quadro più y quadro dx più x fratto x quadro più y quadro dy. Secondo voi sarà chiusa? Direi di. Se è esatto. Se è esatto, è chiusa, no? Andiamo a verificare che sia chiusa. Andiamo a, quindi a fare derivata rispetto a x di meno y fratto x quadro più y quadro. Allora, questo è uguale a derivata rispetto a y, scusa. Quindi ho x quadro più y quadro al quadrato meno x quadro più y quadro meno 2y che moltiplica meno x, quindi viene y quadro meno x quadro fratto x quadro più y quadro al quadrato. Andiamo a fare la derivata rispetto a x di x fratto x quadro più y quadro. Allora questo qua, x quadro più y quadro al quadrato, qua mi viene x quadro più y quadro meno 2x quadro uguale y quadro meno x quadro fratto x quadro più y quadro al quadrato. E funziona perfettamente, come è giusto che sia, se è esatto è chiuso. Quindi prendiamo questa forma differenziale omega. Omega uguale a meno y fratto x quadro più y quadro dx più x fratto x quadro più y quadro dy. Questa dove è definita? Questa è definita per xy appartenente a R2 meno l'origine, perché questo non c'ha problemi. Oh, per tutto quello che abbiamo detto, questa forma è esatta? La risposta è no. La risposta è no. Siccome faccio vedere che non è esatta, andiamo a fare l'integrale sul cammino di. Allora, facciamo l'integrale di omega sulla circonferenza, su una curva che percorre la circonferenza di Italia. Quindi prendiamo φ di t uguale coseno di t seno di t, t varia tra 0 e 2 pi greco, l'integrale di omega lungo φ a chi è uguale? A l'integrale tra 0 e 2 pi greco in dt. Allora qua viene meno, allora y fa seno di t a fratto 1, perché x quadro più y quadro fa 1, per dx, ma chi è dx? Meno seno di t, quindi meno per meno fa più, se è uguale a d. E poi abbiamo più coseno di t, che è la x, per dy è il coseno di t di t, quindi viene coseno quadro di t. Quindi se quadro più coseno quadro fa un'altra volta 1, 1 per 2 pi greco fa 2 pi greco. Ah. Come si spiega tutto ciò? Noi abbiamo preso il differenziale di una funzione. Se non è esatta manco più questo, come si spiega? Si spiega, questo è un paradosso, ma non è una contraddizione.
Come si spiega? Si spiega col fatto che la F che stava definita qua sopra e DF non è definito qua, ma è definito su R2 meno un asse, cioè l'insieme definito. Cioè se noi allora vediamo un po', faccio qua una figura. Allora, l'angolo teta, abbiamo detto, io lo definisco dappertutto, tranne che su questa semiretta. Allora, qua sarà la cotangente di y su x, qua sarà y più la cotangente di y su x, qua sarà 2π più la cotangente di y su x, quando arrivo qua, torno con 2π. Qua definisco a cotangente di y su x. La cotangente di y su x è una cosa che è l'angolo teta, però fa così, fa meno pi greco mezzi, è costante su tutte queste semilette, qua arriva a pi greco mezzi. Quando scatti di qua, siccome cambia segno la x, diventa di nuovo meno pi greco mezzi e risale fino a pi greco mezzi. Quindi avete queste due mezze eliche, meno pi greco mezzi, e dall'altra parte meno pi greco mezzi. Allora, se io voglio aggiustare, qua devo fare pi greco più arco tangente y su x. Ovviamente queste due funzioni, non, nessuna delle due è definita su quest'asse, però su quest'asse qui si accordano perfettamente. Su quest'asse qui, qua prendo 2 pi greco più arco tangente y su x. Allora, posso estendere queste funzioni, questa e questa si accordano qua, questa e questa si accordano qua, questa e questa non si accordano qua. Se voglio la normale teta che usiamo come argomento dei numeri complessi in, diciamo, mettiamo che questo sia, vabbè, mettiamo R2, che la normale teta l'angolo formato dalla da questa semiretta con l'asse della scissa, e voglio teta tra 0 e 2 pi greco, devo fare così. Okay? Quindi problemi sul fatto che devo rappezzare le funzioni non ci stanno. Il vero problema sta sul fatto che non posso rappezzarla su tutto R2. Potrei fare delle scelte diverse, potrei rappezzare, che ne so, prendo questa su tutte e due questi quadranti, poi la rappezzo qua e mi trovo che non si rappezza qua, oppure la attacco qua e non si attacca qua. Posso fare quello che mi pare. Potrei decidere, invece di non definire questa cosa su una linea, potrei decidere di non definirla su un altro, su un'altra curva, però questa curva comunque se ne... cioè non sarebbe una vera e propria curva, perché dovrebbe avere lunghezza infinita, dovrebbe andare verso punto all'infinito. Cioè, che ne so, posso fare un'altra linea di demarcazione, usare questa di sotto e questa di sopra. Mi troverò con degli angoli maggiori di 2π in questi punti, con degli angoli, diciamo, invece... in ogni punto di questa linea di demarcazione ci sarà comunque una discontinuità di 2π. Quindi, come vedete, non riesco a definire questa funzione su tutto R2. Questo non è un caso. Quello che dovete fare, togliendo un pezzo dall'insieme di definizione, cioè togliendo una semiretta, togliendo questo semiretto, oppure questo semiretto, oppure un altro semiretto, oppure una certa linea di applicazione, questo qua è un taglio. State tagliando. Se vi ricordate, questo ve l'ho detto l'anno scorso in analisi 1. Questo insieme qua, quindi con tutta la semiretta, ma senza l'origine, ha un buco. Se vi ricordate, in analisi 1 vi ho detto che i tagli eliminano i buchi. Allora, quando fate un taglio,
che io tolgo questa semiretta, il buco nell'insieme di finizione non ci sarà. Ok? Questa cosa la ridiscuteremo. Allora qual è il discorso? Se io ci togliessi questa semiretta, la forma differenziale sarebbe esatta? Sì, la primitiva è proprio detta. La primitiva è questa funzione qua, questa e questa. Se vai a fare tutte le derivate, di nuovo cambia nei trapezzi di trovo. Allora, e dice, no, ma non è possibile, perché quello là, l'integrale, faceva, era diverso da zero. No, quell'integrale là non lo puoi fare. Perché quel cammino girava attorno all'origine. Adesso puoi fare l'integrale lungo un cammino chiuso che fa così. Se lo fai, fa zero. Un altro cammino che fa così. Fin quando non giri attorno all'origine, l'integrale farà sempre zero. Vediamo se avete capito. Prendiamo omega definita così col buco, funzione col buco. Prendiamo un cammino che fa così. Parte da qua. E andiamo a fare l'integrale di omega, questo qua lo chiamiamo psi, lungo psi. Quanto fa? Quando va a sedere? No. Non fa zero. Non lo deve prendere. Quello di prima lo prendeva? No. Che faceva? Ci girava attorno. Quello di prima quando faceva? 2π. E questo di nuovo fa? 2π. Perché fa 2π? Allora, guardate così. Prendiamo la circonferenza unitaria. Questo integrale c'è 2π. Allora, supponiamo di fare. Questo integrale adesso ci gira attorno al buco? No. Guarda, non ci gira attorno al buco. Fa tutto per evitare il buco, di girarci. Vedete, passa per il taglio? No. Allora, questo integrale deve fare zero. Però, guarda che cosa succede. Questi due ponticelli che hai fatto, vabbè, io l'ho fatti belli distanziati, ma se li fai vicini vicini, praticamente sono lo stesso integrale, perché questa funzione qui, i coefficienti sono continui, quindi se tu prendi due ponticelli e li sposti di poco poco, l'integrale cambierà di poco poco. Quindi questi due ponticelli puoi ritenere lo stesso integrale, uno andare e uno avvenire, però sui versi di percorrenza sono diversi, quindi è quasi non c'è più. L'integrale su quei due ponticelli farà zero. Quando invece vado a fare l'integrale qua, mi viene il verso di percorrenza opposto a quello di prima, quindi l'integrale qua farà meno 2π. Questo più questo fa 0, il totale fa 0, quindi l'integrale su tutto questo cammino strano fa esattamente quanto faceva l'integrale lungo la circonferenza, cioè fare per forza 2π. Cioè quello che conta, quando andiamo a dire che questo integrale fa 2π, non è che questo integrale fa 2π perché è la circonferenza. Fa 2π perché gira una volta attorno all'origine. Se girava al contrario, faceva meno 2π. È chiaro? Vediamo se avete capito. Ma il taglio poi... quello lo vediamo dopo. Non perdiamo la concentrazione. Allora, facciamo... facciamo l'integrale
lungo quest'altro cammino, chiamiamo così, l'integrale lungo così di omega quanto fa? No? 4 pi greco. Allora, qua fate un altro discorso. Il verso di percorrenza è sempre questo, no? Ok? Quando ci sono, questo fa 3 giravolte, però attenzione, 2 giravolte, supponiamo di spaccare queste giravolte, cioè quando io arrivo all'incrocio, invece di andarmene per sotto me ne vado per sopra. A questo punto le giravolte si staccano, vedete, sono diventate 3 cammini. Di questi cammini, 2, allora questo gira attorno all'origine, questo gira attorno all'origine, questo non gira attorno all'origine, questo fa 0. Integrale lungo questo fa 2 pi greco, integrale lungo questo fa 2 pi greco, quindi 2 pi greco più 2 pi greco fa 4 pi greco. Cioè non fissatevi sul fatto che il taglio lo devo fare qua, il taglio lo posso fare qua, lo posso fare qua, cioè tu quando la vedi così che te ne frega il taglio di dove lo fai, scusate il tempo, che te ne importa il taglio di dove lo fai, diciamo quello che ti importa del taglio è che ti impedisca di girare intorno. Chiaro? Ah, io quando definivo la primitiva potevo partire, invece di partire da 0 potevo partire da pi greco mezzi, facevo tutto il giro e tornavo a 5 pi greco mezzi. Ok? Allora la cosa veramente importante è quante volte io giro attorno all'origine. Come ci giro, cioè con un cammino, una circonferenza, un'altra cosa, eccetera, non è importante per il discorso che abbiamo fatto prima. Quindi alla fine l'integrale da cosa dipenderà? Sarà 0 se non giro attorno all'origine e sarà 2 pi greco per il numero intero di volte che giro attorno all'origine. Il numero intero, perché ci posso girare in senso antiorario, ma ci posso girare anche in senso orario, quindi diciamo il verso positivo è quello antiorario, quindi i giri antiorari si contano come numero positivo e i giri in senso orario si contano come numero negativo. Ok? Se riusciremo a fare un po' di analisi complessa, questo lo capiremo meglio. Ok? Vediamo. Adesso passiamo all'esercizio, abbiamo più di 20 minuti. Allora, andiamo a riprendere la figura. Noi avevamo preso una bella circonferenza grande centrata nell'origine, che significa che devo sempre fare l'asse verticale dopo aver fatto la circonferenza e non prima, e poi avevamo fatto ruotare una circonferenza di raggio 4 volte più piccola su nella figura, o in generale di raggio n volte più piccolo. Allora noi avevamo che r grande era uguale a n r piccolo, qua c'era x, qua c'era y, andiamo trovando l'area, la lunghezza della, questa si chiama epicicloide perché è una, non è una cicloide, ma è cicloide su. Cicloide su sta perché è cicloide su un'altra circonferenza.
andiamo a vedere, mi ero fatto la, la foto della, della parametrizzazione, che era corretta. La parametrizzazione era, io dopo un certo movimento chiamavo quest'angolo qui, diciamo, portiamo questo dall'altra parte, e ho chiamato quest'angolo qui teta piccolo, e la parametrizzazione era che x di teta era uguale a n più 1 per r per seno di teta meno r per seno di n più 1 per teta, mentre la y di teta era uguale a n più 1 per r per coseno di teta meno r per coseno di n più 1 per teta. Questa era la parametrizzazione, l'avevamo trovata l'altra volta. Adesso vogliamo vedere la lunghezza di questa curva, cioè fatta da queste quattro curve, o cioè da n curve, che in realtà saranno n petali se, quando, in generale, no? Nel nostro caso n è uguale a 4. E vogliamo trovare l'area. Allora, noi sappiamo che l'integrale di 1 su t in dx dy è uguale integrale per x in dy in dy più. Io devo percorrere la frontiera di t in verso antiorario. Quando teta varia tra 0 e 2 pi greco, sto percorrendo questi 4 petali o n petali in generale. Quindi sto percorrendo, cosa mi verrà? Mi verrà l'area di tutto questo cerchio più l'area dei petali, perché è la frontiera del cerchio più i petali. E abbiamo visto che questa area che mi deve venire, A, chiamiamola A, sarà compresa tra pi greco r quadro per n quadro, perché sarebbe pi greco r grande quadro, che è r piccolo per n al quadrato, e pi greco per r quadro per n più 2 al quadrato, anzi minore e maggiore, che ovviamente è più piccolo. Ho n diciamo può essere maggiore o uguale di 1. Io posso fare rotolare anche, addirittura posso far rotolare anche due circonferenze della stessa, della stessa, vabbè, della stessa, dello stesso raggio, è una sull'altra, farà un solo petalo. Ok, vabbè, consentite che non sia un esperto di disegno. Ora, però, il rapporto comunque è un numero naturale. Allora, cominciamo a calcolare prima l'area e poi calcoliamo la lunghezza. Per calcolare l'area abbiamo detto dobbiamo fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco di x, cioè mettiamoci una parentesi quadra così è più facile vedere le cose, n più 1 per r per sen teta meno r seno di n più 1 teta, che moltiplica dy, ma dy è la derivata di questo, quindi mi viene meno n più 1 per r per seno di teta, mi viene poi più r seno di n più 1 teta, e poi ci devo mettere n più 1, quindi r per
n più 1 per seno di n più 1 teta, tutto in teta, e tutto col segno meno, perché io in questo caso la curva la sto percorrendo in verso orario. Allora, di questi integrali in realtà me ne rimangono solo due. Mi sono giocato male lo spazio, fatemi cancellare qua. Ne rimangono solo due, perché? Allora, mi viene meno. Allora, questi, i prodotti in croce, abbiamo detto che queste tra 0 e 2π sono due funzioni ortogonali, abbiamo dimostrato quando abbiamo fatto le serie di Fourier, quindi è inutile che li integriamo, l'integrale fa 0. Quindi cosa mi rimane? Meno per 1 per meno fa più, quindi mi rimane integrale tra 0 e 2π di n più 1 al quadrato, che posso mettere anche fuori, per r quadro, per integrale tra 0 e 2π del sen quadro di teta in teta. Poi abbiamo meno, più per meno, fa un'altra volta più. Stavolta ci abbiamo r per r fa r quadro. Di n più 1 però qua ce ne sta uno solo. Questo è l'errore che abbiamo fatto l'altra volta. N più 1 per l'integrale tra 0 e 2π del sen quadro di n più 1 per te. E allora cosa mi viene? Questi due integrali fanno entrambi pi greco, perché sono entrambi la metà dell'integrale della funzione 1. Se voi fate l'integrale del cosen quadro del sen quadro, avete un multiplo naturale di teta, quindi gli integrali sono uguali, e quindi siccome l'integrale totale fa 2 pi greco, questo fa la metà. Quindi viene pi greco, r quadro lo posso mettere in evidenza, un n più 1 lo posso mettere in evidenza, e poi che cosa mi viene? N più 2. E qua c'avete N più 1 e qua c'ho 1. Quindi l'area fa pi greco R quadro N più 1 per N più 2. Vediamo se torna. Vediamo se torna. Possiamo fare anche dei controlli. Da un punto di vista... Allora, n più 1 per n più 2 fa n quadro più 3n più 2. Se fosse stato n più 1 al quadrato, avremmo avuto, diciamo, dobbiamo passare per il centro di questa circonferenza, sarebbe stata l'area di questa, di questo cerchio qua. Vabbè. Comunque, come vedete, anche a occhio, cioè facendolo un poco meglio, cioè facendo col compasso, cioè si vede che questi pezzi qua che guadagnano sono di più dei pezzi che perdono. Quindi è più grande di n più 1 al quadrato. Quindi effettivamente questo qua è un risultato plausibile. Ok? Un'altra, per esempio, se n è uguale a 1, quindi nel caso in cui rotolano due circonferenze della stessa, dello stesso raggio, ho una situazione di questo genere, allora quest'area qua, qua mi viene 2, qua mi viene 3, quindi è 6 pi greco r quadro, che è, diciamo, anche qui l'area di questa è la pi greca r quadro, l'area della circonferenza circoscritta che è di raggio 3r, 1, 2, 3r, è di area 9 pi greca r quadro, è più grande della media, insomma. Quindi, vabbè, uno fa vari conti, insomma, fa un po' di misure così pure. Per vedere se funziona. Noi possiamo vedere, ecco, qual è
diciamo, tra questi due numeri la percentuale di area, diciamo, della differenza, questo è che prende, ok? Possiamo farlo anche per n che tende a infinito, cioè per esempio, cioè cosa intendo? Intendo dire, voglio fare y r quadro rimane in evidenza sopra e sotto, quindi poi si semplifica e non lo mettiamo più. Voglio fare n più 1 per n più 2 meno n quadro fratto n più 2 al quadrato meno n quadro. Ok? Allora questo è n quadro, se ne va e mi rimane 3n più 2 fratto 4n più 4. Allora vediamo un po', vedete, se n è uguale a 1 mi prendo i 5 ottavi della corona circolare, cioè voi avete due, sto facendo riferimento alle due circonferenze, quella che è inscritta nell'epicicloide, quella sulla quale si ruota, e quella che è circoscritta all'epicicloide. Allora io voglio sapere di questa corona, togliamo quella di mezzo che sto soltanto con questo, voglio sapere di questa corona circolare che percentuale prendo, cioè l'area dei petali diviso l'area della corona circolare, quant'è? È questo numero qua. Allora vedete che se n è uguale a 1, questo è i 5 ottavi, se n è uguale, insomma, scende, sale leggermente, perché un mezzo è minore di 3 quarti, quindi all'inizio è 5 ottavi, per n che tende a infinito sale 3 quarti. Quando avete una circonferenza piccola, allora avete così tanti petali, più o meno quello che perdete è un quarto della corona circolare. Ok? Andiamo a vedere la lunghezza. Per andare a vedere la lunghezza dobbiamo andare a calcolare S, cioè dobbiamo fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco di qua devo fare x' di t, devo fare la radice quadrata di x' di t è n più 1 per r coseno di t meno n più 1 per r coseno di n più 1 t, tutto al quadrato più n più 1 per r. Qua i segni non, vabbè, mi interessa soltanto se sono concordi o discordi. Seno di t più, allora quando derivo qua mi viene meno, e quando derivo qua viene più, quindi comunque devo mettere meno qua, n più 1 per r per seno di n più 1 teta tutto al quadrato, poi faccio la radice quadrata. Allora n più 1 r sta
sta in evidenza dappertutto, lo faccio al quadrato, lo porto in evidenza e viene fuori, quindi n più 1 per e ci sta dappertutto. Poi devo, mi rimane integrare tra 0 e 2 pi greco di una bella radice. Allora, quando faccio il quadrato di questo più il quadrato di questo fa 1, il quadrato di questo più il quadrato di questo fa un altro 1. Poi ci sono i doppi prodotti, quindi ho sono tutti e due negativi, meno 2 coseno di t coseno di n più 1 teta, meno 2 seno di t seno di n più 1 teta. Indete. Ok, quindi il tutto viene n più 1 per r, 1 più 1 fa 2, metto in evidenza un radice di 2, poi mi viene integrato tra 0 e 2 pi greco della radice di 1 meno, adesso coseno coseno più seno seno è il coseno della differenza, ok? Quindi qua mi viene coseno di n teta in z. Se ho fatto bene i conti, vediamo un po'. Facciamo qualche primo controllo. Se io mando voglio fare un controllo perché uno può aver sbagliato, no? Adesso la figura non mi serve più, poi ne dovrò fare un'altra, ma questa qua non mi serve più. Come faccio a fare un controllo? Allora, un mezzo n teta
qualcosa di particolarmente interessante, perché mi viene n, ah, questo è 1 su radica punta, che se ne va per questo, quindi mi viene n più 1 per r, poi mi viene n quadro teta quadro, cioè n, scusate, teta quadro mezzi tra 0 y, quindi viene n più 1 per n per r per 2π quadro, che non mi piace moltissimo, però se n è molto grande, io cosa ho percorso? Ho innanzitutto percorso, beh, questo si deve avvicinare alla, si deve avvicinare alla, alla lunghezza della circonferenza, giusto? Grande. La circonferenza grande era r grande era uguale a nr piccolo. 2π greco a nr piccolo ce lo troviamo, però ci troviamo un n più 1. Qualche errore ho fatto da qualche parte. Ok? Lasciamolo stare, adesso facciamo 5 minuti di passo, andando controllo e lo correggiamo.